Frank Matano, intanto bentornato su Spettacolo Mania. Ci incontriamo per prova Sasà. E tu sei il conduttore, anche un po' cinico, direi. Però siamo in un contesto dove devi improvvisare, devi metterti in gioco e devi essere sempre pronto. Io che decido un po' le premesse dei giochi e quello che dovranno fare, godo a vedere quell'attimo in cui sentono per la prima volta quello che dovranno fare nei secondi dopo, ed è irresistibile quella faccia che fanno perché iniziano a girare i meccanismi, ed è proprio bello, è in divenire e quindi è entusiasmante. Abbiamo visto dei pezzetti questa mattina, ci siamo veramente uccisi dalle risate, quindi complimenti. Grazie mille, sono felicissimo, ci tengo davvero tanto a questo programma, lo seguivo da quando ero bambino. Infatti volevo chiederti, arriva da lontano, no? Sì, andavo in America a trovare i miei nonni con la mia famiglia e mi piazzavano di fronte alla TV e mi ricordo da piccolo che ho visto questo programma e rimasi stregato, sono rimasto stregato dal punto di vista mio da bambino, vedere degli adulti che si mettevano in gioco, che facevano qualsiasi cosa, che valeva qualsiasi cosa. Lo trovavo magico e me lo so portato dietro, ho continuato a seguirlo, lo conosco, l'ho visto ossessivamente, tant'è che a 19 anni l'ho tradotto e non mi ha chiesto nessuno di farlo, non facevo praticamente questo mestiere, ho tradotto il format in italiano completamente, tutti i giochi, e ho avuto un momento di tenerezza verso me stesso perché realizzandolo negli ultimi mesi sono tornato a quella mail e mi sono tornate utili delle cose che ho scritto veramente da ragazzo, ed era un po' un cerchio che si chiudeva per me. Molto bello, ma torniamo al tuo cinismo. Allora, mettere in difficoltà questi quattro colleghi e anche amici, no? Sì. Ovviamente per noi è molto divertente, però credo che ti sarai divertito anche tu. Chi è stato secondo te il più bravo e chi quello che invece ha avuto più difficoltà? Ma secondo me la bellezza è che ci sono tanti giochi diversi tra loro e loro lì, secondo me, bisogna immaginarli come una squadra di calcio. Ognuno ha dei ruoli diversi, a seconda del gioco gioca in un ruolo o interpreta un ruolo, ognuno ha dei punti di forza e dei punti deboli, quindi in alcuni giochi è più bravo uno o una e in altri è più bravo uno o un altro. E in comune di sicuro a tutti c'è un gioco che si chiama Canta Canta Sasà, che proprio non gli piaceva farlo, quello c'è il lato sadico mio, dovevano cantare in rima improvvisando e quello non lo facevano volentieri. Ma vale sempre il fatto che loro ci si buttavano e cercavano di dare del loro meglio. Un'ultima domanda che ho fatto anche ai poveri quattro, insomma, si fa per dire naturalmente, ai fantastici quattro. Improvvisatori si nasce o si diventa? Wow, bella domanda. Allora, si può diventare improvvisatori, ma in qualche modo devi sentire il bisogno di volerlo fare. Per tante persone non ci sono tanti buoni motivi per fare il comico, perché effettivamente è un lavoro particolare. Quindi chi ha quell'esigenza, improvvisare secondo me si può assolutamente imparare. Tant'è che in America ci stanno, e dove è nato il programma tra l'altro, si chiama Second City, che è una scuola teatrale importantissima americana, dove è nata l'improvvisazione comica, quella più strutturata. Tra i più grandi comici americani che conosciamo, tanti sono passati da là e hanno fatto improvvisazione, quindi ha un retaggio, questo format nasce proprio da quel posto, che è importante ed è nobile secondo me nei confronti della comicità, perché la celebra. Quando improvvisi vale tutto, non c'è uno stile comico e basta, non c'è, ci stanno tutti assieme. Faccio un grande saluto a Spettacolo Mania e ad Enrico Mentana, un bacio. E com'è Enrico Mentana? Non lo so, lo saluto, non lo saluto mai nessuno, quindi...